Amici di Libas, siamo qui con Luca Dalmonte. Coach, grazie per essere qui per presentare la partita contro Cremona. Allora, Roma ha solo 3 vittorie quest'anno, una sola in meno dell'anno scorso, però 2 sconfitte di 2 punti contro Avellino e contro Cantù. Lei ha detto che il risultato dell'ultima partita è stato un po' bugiardo. Qual è la discrepanza tra il gioco espresso da Roma e poi alla fine i punti che può vantare la classifica? No, ma innanzitutto i punti sono un dato oggettivo, per cui non è che si può tornare indietro e parlare. È chiaro che però fare una disamina di una partita ed essere relegati solo ad una vittoria o ad una sconfitta per esaminare la partita è altrettanto restrittivo, per cui mi sono permesso di dire che a proposito dell'ultima partita contro Bologna avevamo giocato 30 minuti tenendo il trend della partita in mano sia dal punto di vista offensivo sia dal punto di vista difensivo, per avere poi un blackout pazzesco al di là di quelle che sono state le scelte difensive di Bologna, un blackout che non ci ha permesso di chiudere la partita che per 30 minuti avevamo costruito. Credo che oggi noi dobbiamo prendere atto comunque del risultato del campo, dobbiamo cercare di migliorare su più di un aspetto, dobbiamo però altrettanto, chiedo scusa se lo dico in una maniera abbastanza diretta e brutale, interrompere tutto ciò che è il parallelismo con lo scorso anno, perché noi siamo diversi a tutto tondo, sia nella costruzione della squadra, sia per quanto riguarda anche un discorso tecnico. Quello che è successo l'anno scorso basta, e quello che succede quest'anno invece diventa importante. Ecco, una ricerca di una nuova chimica e alla ricerca anche di una leadership in campo. Può essere Philip Goss che è atteso, può essere Taylor che sta rientrando, può essere anche Bobby Jones, il cui inserimento sta andando molto bene? Può essere la persona che è riconosciuta. Io non credo che ci debba essere una leadership obbligatoria, nel senso che non ci deve essere un'imposizione. Ci deve essere un corso attraverso il quale la squadra riconosca una leadership per elezione e non perché è obbligata a doverlo fare. Andando sulla partita contro Cremona, Cremona ha dimostrato di avere un pacchetto di esterni molto pericoloso. È verosimile che non replicherà le percentuali del primo tempo contro Cantù, dove ha tirato 22 su 33 totale dal campo. Quali sono le contromisure che pensa di adottare per cercare di limitare il potenziale offensivo di Cremona? Beh, innanzitutto tener conto del fatto che comunque c'è un potenziale offensivo importante di qualità sul perimetro, che i numeri 4 sono 2 giocatori perimetrali che aprono gli spazi alle penetrazioni di Rich, e l'impatto che ha avuto Cremona nelle 3 partite casalinghe è stato di altissimo livello, perché sia con Sassari, sia con Bologna prima, pur sprecando, sia con Cantù hanno avuto un impatto poi decisivo nell'economia della partita. Quindi il potenziale offensivo sul perimetro più l'impatto sulla partita sono 2 punti attraverso i quali costruire la partita stessa. Ecco, coach Gresta ha detto che l'assenza di Chase gli ha fatto capire che forse non è il caso di giocare tanto spesso la transizione. Roma preferisce giocare a metà campo, un po' station to station come si dice, mentre Cremona probabilmente cercherà di aumentare il ritmo. Quanto questo può essere un fattore nella gara? È un altro aspetto, perché Cremona ha giocatori che a tutto campo possono essere incisivi, per cui noi dovremo cercare di giocare imponendo il nostro diritto, che significa solo semplicemente avere il senso giusto della partita senza cadere nel ritmo di Cremona. Grazie coach, e bocca al lupo. Crepi lupo, grazie a voi.